Benvenuti a tutti voi qui al Palaborrelli, chi vi parla è Giuseppe Capuano e vi dà il suo benvenuto qui al palazzetto per la gara tra Pallavolo Minturno e Gio Volley Aprilia. Le immagini saranno guidate da Tiziana Palombi per quello che è già un testa a coda della stagione. Dopo appena 3 giornate la Gio Volley è nella parte alta della classifica, 9 punti, mentre la formazione del Minturno si trova ferma nella parte bassa in 10ª posizione, poco più su della zona di retrocessione con 2 punti in 3 giornate. La squadra di Sciuffo proviene dalla doppia trasferta consecutiva, una persa con il risultato di 3-2 e una amara contro la capolista Cagliari 3-0, il risultato finale che ha visto le giocatrici di casa trionfare sulle rossoblù. Stanno scendendo sul parquet di gioco le due formazioni. Allora, prima di vedere lo start six, andiamo subito a vedere la squadra ospite dell'Aprilia che scende in campo con la numero 2 Annalisa Mileno, numero 4 Sara Speranza, numero 7 Valentina Scogliamillo, 8 Annalisa David, 10 Marta Borghini, 11 Roberta Borelli, col 13 Manzo, 14 Carbone, 15 Sanretto Isabella, 16 Donofrio, 17 Gennaro. L'allenatore è il signor Tonino Federici. Dall'altra parte risponde la Pallavolo Minturno con numero 1 Jenny Vacca, numero 3 Barbara Giordano, col 4 Valentina Salzano, 5 Gabriella Mennella, 6 Alessandra Gargiulo, 7 Valentina Colacicco, 9 Tiziana Mancini, 10 Iola Dacai, 11 Federica Montanaro, 12 Simone Francesca, 15 Chiara Trocciola, esordio in campo per lei quest'oggi, e numero 16 Rossella Verde. Ovviamente l'allenatore mister Roberto Sciuffo, coadiuvato da Claudio Migliaccio. Scendono i due sestetti iniziali, Aprilia che inizierà con la numero 2 Mileno, numero 4 Speranza, numero 7 Scornamillo, che è anche il libro di questa formazione, 8 il martello Annalisa David, col 10 il centrale Marta Borghini, 11 Roberta Borelli, altro martello, e completa il quadro la numero 15 Isabella Sandretto. Pronto per scendere in campo il sestetto di mister Sciuffo, che giocherà con Iola Dacai, Alessandra Gargiulo, Jenny Vacca, poi con la numero 3 Barbara Giordano, esordio in casa per lei quest'oggi, col numero 16 Verde, col numero 4 Salzano e col numero 9 il libero Tiziana Mancini. Scendono ora in campo le giocatrici rossoblù. Rimane in panca Colacicco, qualche problema per lei, infatti in fase di riscaldamento non ha forzato come al solito, quindi la giocatrice probabilmente è o per onor di firma o per poco più, staremo a vedere. Manca anche Valentina Rotondo a questa formazione, la giocatrice è infortunata. Completa la panchina il dirigente Bruno Procopio e poi ci sono i due arbitri, la signora Giovanna La Rocca di Itri e il signor Renzi Emanuele di Priverno. A completare il quadro di coloro che sono lì giù c'è il buon Pietro Saltarelli e Alessandro Conte per quella che è la cabina del punteggio. Un Minturno che non è partito alla grande in questa stagione, 2 sconfitte per 3-2, una tra le Muramiche contro il Frascati e una sconfitta per 0-3, mentre il Gio Volley Aprilia è fermo sul 3-0 fisso, 3 vittorie, 3-0, tanto il primo punto che va a Jenny Vacca, ma per la formazione ospite dell'Aprilia. Sbagliata la battuta della giocatrice canotta numero 1 di mister Sciuffo, che è andata a beccare il lato esterno del campo. Si fanno sentire i numerosi supporters dell'Aprilia, quasi un derby del Tirreno questo, di quest'oggi. Tanto per vie centrali Salzano non riesce a sfondare, prova l'Aprilia a organizzarsi, Borelli non riesce a mettere giù il pallone, poi si scontrano proprio Borelli e Borghini, tra le due il pallone casca a terra, quindi perfetta parità 1-1 tra le due squadre che hanno già iniziato ad affrontarsi a viso aperto.
in battuta la numero 4 Salzano. Buona la sua giocata, pallone che finisce direttamente dall'altra parte, poi Takai, dai e vai con verde Murata, ma il pallone è fuori, punto che arriva per le rossoblù. Seconda possibile allora consecutiva di Bartura in questo inizio di gara con Valentina Salzano. Accezione del Ciovolle che prova ad attaccare da destra verso sinistra, poi verde, fortunoso il suo intervento di spalla che trova punto addirittura. Un bel colpo di fortuna questa volta, sorride alle rossoblù. Ancora Salzano in battuta. Va la giocatrice di Ciufo, arrivata quest'anno a rinforzare il roster. Proprio lei salva questo pallone. Poi palla che tocca la rete, nulla da fare per il Mituno che deve restituire punto e pallone. 3-2 il punteggio. In battuta va Annalisa Mileno. Mileno che gioca con una vistosa fasciatura alla mano sinistra, cosa che per il momento comunque non ha pregiudicato la sua presenza in gara. Pallone recuperato dal Giovolle che va ad attaccare in maniera convinta, piega le braccia a Vacca, l'attacco del Giovolle, 3-3, si riparte praticamente in parità con la Giovolle che andrà di nuovo in battuta con la numero 2 Mileno. Eccezione di verde, va a tagliare da quest'altra parte per Barbaro, qualche modo la Giovolle, poi Barbaro mette dall'altra parte, riesce a salvare tutto Gargiulo, poi verde attacca l'opposto, il muro ribatte, palla che cade nella zona attiva di campo e segna il quarto punto, vantaggio allora Giovolle con il sorpasso dopo appena 3 minuti di gioco. Ancora Mileno in battuta, terzo turno consecutivo, a eccezione di Vacca. Gargiulo corre dalla centrale, buca il muro e mette giù un pallone comodo che riporta in parità le cose, manda in battuta Iola Takai. Pronta la battuta la palleggiatrice numero 10 da ormai 3 stagioni in forza del rossoblù. Attacca la Giovolle, un po' forzare la numero 4 Speranza, poi verde ci mette l'alta potenza, pallone che va dall'altra parte del campo, poi la ricezione sporca di Mancini, non si intendono le canotte rosse, pallone regalato e punto che va alla Giovolle che ritorna in attivo sul tabellone. Va l'Aprilia a giocare con la numero 15 Sandretto, eccezione di verde, poi la doppia, anzi accompagnata di Takai, infrazione per lei, nulla da fare, 4-6. Takai ha dovuto salvare quel pallone, non è riuscita a tenerlo in maniera pulita. Si ripartirà allora ancora con Sandretto che va alla battuta, sfiora la banda, il pallone passa, poi verde il muro chiude in maniera precisa e puntuale. In battuta allora Borelli, non Sandretto. 7-4, adesso prova a prendere le distanze la formazione dell'Aprilia. Un punto al timeout tecnico. Studia la sua formazione Ciufo. Battuta abbastanza insidiosa quella di Borelli che va sempre quasi a lambire la banda. Mileno alza, va a far volare una compagna, il muro riesce a resistere. Poi verde, spara lei, Mileno manda il pallone dall'altra parte. Il campo non c'è più e la sfera va fuori. 5-7, cambia il punteggio. In battuta allora la numero 16, Rossella Verde. La possibilità di recuperare un po' il gap per le minturnesi, tanto per vie centrali, sfera fuori, inutile l'intervento di Barbaro
che non riesce a tenere il pallone giocabile. Tutti in postazione, primo timeout tecnico intervenuto sul 5-8. Squadre che tornano già in campo con in avanti l'Aprilia con il punteggio di 5-8. Pallone gestito questa volta da Sandretto, nel cambio di battuta Barbaro riesce a forzare, alza il compasso Speranza che manda il pallone in tribuna. Nulla da fare per lei, ricezione sporca e pallone che fa segnare il 6-8 al Minturno che tiene legato praticamente l'Aprilia. Lo lascia fuggire via e praticamente la squadra di Ciufo sta rispondendo pallone su pallone come già era capitato nella gara precedente casalinga contro il Frascati. Gargiulo la sua battuta, riceve il libero Scornamillo. Bacca salva il pallone, poi l'attacco di Barbaro, ancora Scornamillo. Va a saltare dalla seconda linea in qualche modo Borelli. Ancora Bacca, ci mette forza. L'arbitro blocca tutto, pallone comunque buono, ma c'è stata infrazione di invasione da parte della squadra ospite. 7-8, praticamente siamo lì a un soffio per il pareggio con la battuta che sarà a favore di Gargiulo. Ricezione della Giovolley, poi l'attacco murato verde da Kai all'indietro a far volare Barbaro. Barbaro, ottima traiettoria e punto che vale il pareggio, 8-8. Servizio che sarà ancora affidato a Gargiulo, che da qui ha trovato buoni punti che hanno riportato in squadra la squadra di Minturno al pareggio dopo che ci eravamo fermati sul 5-8. Terza battuta consecutiva per lei. Si ferma qui il turno perché la numero 10 Borghini mette giù il pallone per l'Aprilia. Battuta affidata allora alla numero 4 Speranza. Pallone gestito da Dakai, il tocco morbido di Salzano, va in tilt la difesa dell'Aprilia e Salzano con un colpo di abiliardo mette giù il pallone, 9 pari, cambia quindi il turno di battuta. Sarà proprio Barbaro ad andare a cercare i primi punti in battuta. Siamo quasi pronti per chiudere il primo giro in questo set. Pallone che spiove, l'eccezione di David. Mileno alza campanile, non può attaccare in maniera convinta l'Aprilia, poi dai e vai Salzano, rimane sul posto per il pallone. David, Barbaro, passaggio verso Vacca che deve giocare in bunker, mette comunque in difficoltà le ospiti. Ancora David, il tocco morbido, va Barbara ancora una volta, verde, ci mette potenza, non può resistere, Scognamillo, giù il pallone, 10-9, sorpasso Minturno. Era da tanto che non andava in vantaggio la squadra rossoblu, ci è riuscita con questo pallone. Adesso Barbaro deve cercare di allungare e rendere più convincente l'inerzia. Solo un punto al ritorno del timeout tecnico per l'Aprilia, ne ha messi 5 il Minturno. Verde, tocco morbido, interviene la seconda linea da Giovolli, poi ancora si gioca sulla seconda linea. Dakai va a mettere in movimento Salzano, morbido il suo tocco ma Scornamillo ha inteso tutto. Pallone a banda, alza di nuovo Dakai e Salzano sbriga la pratica. In affanno il Minturno adesso, David prova ad approfittarne, verde. Macca mette lei potenza, risponde presente Scornamillo, pallone lungo, scambi contesi e poi dopo perché arriva in controtempo verde, nulla da fare, attacco che va all'Aprilia, 10-10, parità perfetta. Primi scambi convinti di questo set e questa volta se lo aggiudica l'Aprilia. In battuta David, eccezione di verde. Dakai all'indietro per Salzano. Mileno
per Scognamillo, poi pallone che resta lì, se lo porta giù Salzano, non può far nulla. Undici-10 la prima in avanti con in battuta ancora David, eccezione di Verde, poi Dacai, Barbaro dalla seconda linea, alza il pallone Scognamillo, la sfera però è fuori, punto allora per il Minturno, 11-11, praticamente si viaggia in perfetta sincronia, mentre vedete Rotondo con le stampelle appena dietro la battuta di Vacca, e ancora una volta Vacca manda il pallone fuori, secondo errore consecutivo per la giocatrice canotta numero 1 di Mister Ciuvo, che quest'oggi ha una, almeno per questo momento, ha una percentuale pessima in battuta, 0 su 2. La battuta riuscita di Borghini, poi attacca Salzano, brava a prendere il corridoio giusto, si riprende il pallone, si prende anche il punto. Battuta che sarà della stessa Salzano, giocatrice che ha realizzato il punto precedente. Valentina Salzano, eccezione David. Mileno va a far volare da quest'altra parte il pallone messo dall'altra parte da Borelli. Verde, forza lei, il pallone termina alto, tocca il soffitto del palazzetto, nulla a fare per David, 13-12. Di nuovo in avanti Minturno che rimette la freccia. Vediamo se riesce adesso la squadra rossoblu a tenerla in maniera convinta la testa della gara. Verde, eccezione di David, poi da quest'altra parte il pallone messo da Borelli. Verde, va lei a saltare, traiettoria deviata dal muro, intervento di Sandretto ha modificato la traiettoria della sfera, punto che arriva per le minturnesi che fanno segnare il 13 pari. Anzi no, nessuna deviazione del muro, quindi punto per la Giovolley. Mileno in battuta, eccezione di Verde, attivissima quest'oggi, poi Gargiulo e poi punto che arriva per le minturnesi, doppia in fase di ricezione della Giovolley. Passa in avanti il Minturno allora, 14-13. In battuta Dacai. Eccezione buona di Speranza, poi il Murata nell'attacco, la numero 11 Borelli. Ancora Speranza, ancora un muro di potenza da parte di Barbaro che praticamente rispedisce al mittente il pallone, 15-13. Bellissimo gesto sportivo quello da parte della giocatrice di Ciufo. Time out, si va in panchina a un punto dal time out tecnico, viene chiamato il time out probabilmente la panchina dell'Aprilia. Si va in panca allora, 15-13, avrà il suo bel da fare la Giovolley che non sta ingranando, ci eravamo fermati sul 5-8, adesso ci ritroviamo sul 15-13, praticamente ha messo dentro 5 punti solamente la squadra ospite, mentre ne ha messi ben 10 la pallavolo Minturno. Tutto ok, due arbitri richiamano le squadre in campo. In battuta Iola Dacai. Eccezione dell'Aprilia, poi un pallone per il dai e vai per Speranza. Verde dalla seconda linea, buona traiettoria, risponde presente l'Aprilia. Bellissima la potenza, riesce in qualche modo a tenere alto il pallone Vacca, poi dopodiché la sfera termina fuori. Troppa potenza per Barbaro che comunque aveva intuito l'angolo giusto. 15-14.
servizio che sarà per la squadra dell'Aprilia con la numero 11 Roberta Borelli. Passeggia il signor Federici, il mister della squadra ospite, mentre lì quasi una statua con la Ciufo che approva adesso la giocata delle proprie giocatrici e si va al timeout tecnico. 16 a 14 in avanti il Minturno in maniera quasi inaspettata. Terminato il timeout, si ritorna a giocare tra queste due squadre che sono distanziate solamente di due punti. 16-14 adesso il punteggio e con in battuta Rossella Verde. L'eccezione della Giovole, Mileno va a far volare David, l'eccezione di Vacca non è delle migliori, fuori il pallone e punto che va alla squadra ospite. Battuta ancora l'Aprilia allora con la numero 15 Isabella Sandretto. E qui c'è l'errore di Verde, mette fuori il pallone e regala il 16-16. Battezzato male il pallone la giocatrice di Mister Ciufo. Parità, perfetta parità, praticamente ha reimpattato l'Aprilia. Verde, Takai va a far volare Barbaro, riesce a bucare il muro, il tocco è fuori. Punto che arriva, ripassa in avanti il Minturno allora, 17-16. Set tutt'altro che terminato, ma anzi da giocare in tutto e per tutto. Gargiulo, lunga rincorsa, spiove il pallone David, poi Speranza, anzi Scornamillo, pallone che impatta, David commette il quarto tocco. Più due Minturno adesso il vantaggio delle rossoblù. In battuta ancora Gargiulo. Mileno va a far volare dall'altra parte Borelli che spara, anzi il numero 4 Speranza che spara lungo. Palla fuori, 19-16, a lungo convincente il Minturno, adesso si parte sul P3. Vuole arrivare subito ad allontanare l'Aprilia, il Minturno. Mileno sul posto del pallone, la combinazione con la numero 10 Borghini frutta un bel punto per le rossoblù, anzi per la formazione dell'Aprilia, 19-17. Buona la combinazione volante delle due giocatrici in maglia bianca. Verde, poi Takai va a far volare Barbaro, spara lei, non riesce ad arrivare sulla sfera la numero 4 Speranza. 20-17, mette sempre il pallone potente Barbaro e quando spara spesso e volentieri riesce a imbeccare la zona giusta di campo. La sua battuta adesso Mileno, il suggerimento è comodo per Borghini che si riprende la battuta e porta a casa il 20-18. Ancora sotto di due l'Aprilia in battuta con David. Eccezione di Verde, Takai, Barbaro la seconda linea, eccezione di Scognamillo. Borghini non stilisticamente perfetta, però il pallone è comunque dall'altra parte. Vacca, Scognamillo, poi Mileno si va a scontrare con Speranza, pallone ancora giocabile però, Salzano morbido, poteva attaccare con più convinzione. Pallone lungo però da parte di Borelli, 21-18, il punto che arriva comunque per il Minturno. Battuta allora che sarà per Jenny Vacca, vediamo se migliorerà la sua statistica personale in questo set. Ci riesce, 1-3 allora, pallone recuperato dalla stessa Vacca. Dall'altra parte Verde, poi la palla
messa fuori da parte di Borelli, che pensa più a mettere potenza che precisione, e si ritrova il pallone fuori. Allora, time out, secondo time out chiesto dalla panchina d'Aprilia, 0 ancora quelli chiesti da Ciufo, 22-18. Minturno che può in maniera convinta puntare a chiudere questo set praticamente dal secondo stop, dal primo stop in poi. Il Minturno ha giocato meglio dell'Aprilia, è sempre stato in avanti o giù di lì, e adesso la squadra di Ciufo deve solo convincersi a chiudere questo primo set. Il vantaggio è buono, 4 punti. Si torna in campo allora con la battuta che sarà affidata ancora a Bacca. Seconda battuta consecutiva per lei. La battuta di Bacca quasi a banda. Milena alza il pallone all'indietro per Borghini. La combinazione è letale, 22-19. Spesso e volentieri Mileno attiva Borghini su quella banda di campo, e il Minturno ancora non è riuscito a prendere bene le misure al muro. Va in battuta la stessa Marta Borghini, numero 10 di questa formazione. 22-19. Ogni errore dell'Aprilia potrebbe pesare il doppio. Tanto Salzano, tocco morbido, riesce a rimetterci una pezza a Borelli. Mileno schiaccia lei, pallone lungo, fuori dal campo. Nulla da fare per la palleggiatrice di Mister Federici. 23-21, 19 Aprilia. Potrebbe arrivare il primo set perso della stagione per la squadra dell'Aprilia, che finora ha collezionato tutti 3-0. Mileno va ad alzare per il tocco morbidissimo di Borelli, che approfitta del muro e gioca quasi a carambola. 23-20, 2 punti per chiudere, 3 per impattare. Vediamo chi sarà più convinto tra le due formazioni. La battuta di Mileno, verde la Kai, dai e vai, il muro respinge, Mancini risponde presente, ancora verde, pallone alzato, David schiaccia giù Borelli. 23-21, 2 punti di distacco, questa è la differenza tra le due formazioni. Ancora Mileno in battuta. La ricezione di Vacca, Dacai centrale per Gargiulo, buca le braccia a Mileno, si porta in posizione dominante il Minturno. 24-21, possibilità allora di set point, non ne deve sbagliare praticamente 3 l'Aprilia per arrivare a quota 24. Dacai in battuta. Allora che spiove, David Mileno va ad alzare per la numero 4 Speranza, che annulla il primo tentativo di set point del Minturno. Ne ha ancora 2 la squadra rosso-blu per chiudere questo primo set. Time out chiesto da Ciufo, vuole raffreddare l'inerzia per Borelli, che è una che fin qui ha fatto vedere buone cose. Allora, tutti nei pressi delle panchine con Federice e la casella che vanno a indicare le proprie tattiche alle giocatrici dell'Aprilia, mentre Migliaccio e Ciufo si fanno sentire per le rosso-blu. Lesto il Minturno, già pronto a tornare in campo, si rattiene un po' di più l'Aprilia. Signor Renzi manda tutti di nuovo in campo e terminato il time out. 2 set point da annullare per l'Aprilia se vuole restare in gara per questo primo set. La battuta di Borelli, pallone pesante per Borelli. Ma lei in battuta, banda, nulla da fare. 25-22,
E questo è il punteggio che chiude il primo set, ed è il primo set perso dall'Aprilia. Si torna in campo per giocare il secondo set di questa contesa. Il primo se l'è aggiudicato il Minturno con un finale di 25-22. Secondo set che ricomincia allora con la battuta che sarà per la squadra ospite. Non si cambia nulla nei sestetti. Va fuori Borghini per lasciare spazio al libero Scognamillo. Va fuori Gargiulo per quello che è l'ingresso in campo di Mancini. Torna in panca allora Scognamillo, sarà la battuta affidata a Borghini. Borghini a ricominciare la contesa, a eccezione di Verde che anticipa Mancini. Dai e vai tra le due, il muro risponde bene, però nulla da fare. Buono intervento di Mileno che va a bloccare il passaggio del pallone. 0-1 in vantaggio allora le ospiti, che cercheranno subito di riprendersi dal set perso. Borghini, eccezione di Mancini, Dacai per Salzano, presa in controtempo. Mileno va a far volare Borghini, pallone che viaggia lungo la linea, c'è stato un tocco, quindi punto ancora per il Joe Volley. Battuta ancora Borghini. Eccezione di Mancini, poi Dacai va a far volare Verde, tutto chiuso però da quella zona. Barbaro, la seconda banda di campo, trova solo la rete, nulla da fare per il Minturno. 0-3 in vantaggio le giocatrici ospiti. Time out subito chiamato da Ciufo, non convinto dell'ingresso in campo delle sue giocatrici. Subito va a concentrarsi Ciufo su Verde, che non riesce a sparare da quella parte. È una delle bocche di fuoco del Minturno, è proprio Verde in quella zona di campo, deve forzare e dare punti al Minturno proprio questa giocatrice numero 16. Si torna a giocare allora. Ciufo utilizza il suo primo time out in questa gara. Non è battuto l'Aprilia, ricezione di Vacca. Dai e vai Salzano, Mileno in ricezione, pallone lì, arriva il quarto tocco. Primo punto in questo set del Minturno. A 3 in battuta ci va la numero 4 Rossella, anzi Valentina Salzano. Infrazione nella posizione in campo, era comunque andata a banda il pallone giocato dal Minturno. Mileno, eccezione di Vacca, sul posto il tocco di Gargiulo, buono il tocco e la giocata del centrale minturnese che riesce a portare a casa il 2-4. Si va allora con Dacai in battuta. Eccezione dell'Aprilia, poi Mileno va a far volare Borghino, pallone che va lontanissimo dalla zona di campo, il tocco è di Mancini però nulla da fare per il Minturno, trova il punto con Borghini, la squadra ospite.
Pallone che sarà allora affidato per il 2-5. Vuole un pallone a rientrare Federici dalla sua giocatrice in battuta. Mancini, dopo il tocco della banda verde, ci mette potenza Mileno. Dalla seconda banda Speranza. Barbaro spara lei una fucilata potentissima, quella di Barbaro, quasi da rabbrividire. Punto del 3-5 per Barbaro, che ci ha messo una potenza inaudita su quel pallone. Va il muro e questa volta, ancora una volta, il duo Barbaro Gargiulo porta a casa il 4-5. Minturno c'è, non lascia scappare via l'Aprilia, tiene la scia. Da quest'altra parte va a attaccare l'Aprilia e riesce a trovare un varco con Speranza, che gioca col muro e si porta a casa pallone e punto 4-6. Eccezione di verde, pallone salvato in qualche modo da Kai, che commette doppia, nulla a fare, non poteva giocare forse meglio quel pallone da Kai. Derby bellissimo questo da vedere tra l'Aprilia e il Minturno, 4-7 il risultato che vede per il momento in avanti le giocatrici ospiti. Da Kai, quest'altra parte, arriva Vacca che approfitta del muro e si porta a casa un bel punto. Non poteva far passare il pallone in qualsiasi modo Vacca, era bello chiuso il muro dell'Aprilia, ci ha giocato l'astuzia. 5-7 Gargiulo, pallone insidioso il suo. Da Kai, Salzano, vie centrali, il muro risponde presente, poi Barbaro carica il sinistro, Mileno non può tenere il pallone giocabile, sfera giù, 6-7. Minturno vicino al pareggio, tanto Mileno va a consulto con Federici. Mileno va ad alzare il pallone per il duo vincente con Borghini, 6-8, si va al riposo. Giovolley in avanti allora in questo primo parziale, è successo anche nel primo set, poi ci fu il ritorno del Minturno e questo ritorno in campo vede subito la battuta sbagliata da parte di Sara Speranza, l'opposto va a impattare a banda, 7-8. Errore subito restituito però da Barbaro, che manda via il pallone lunghissimo, 7-9. Allora David in battuta per quella che è una alternanza che ha aperto la seconda frazione del secondo set. Verde, il pallone recuperato in qualche modo la Vacca, poi ancora verde, lo mette in bacca dall'altra parte. Mileno ancora per Borghini, tocco morbido, non c'è chiusura. Scomodissimo come cliente su quel lato di campo Marta Borghini, 7-10 sugli scudi quest'oggi la numero 10 del Giovolley Aprilia. David Mancini, da Kai quasi accompagna il pallone, in qualche modo ci mette una pezza il squadra ospite. Da Kai va a far volare Salzano, l'eccezione ancora dell'Aprilia che tira su un bel pallone. Da Kai, la seconda linea verde, lungo, nulla da fare, punto del 12-7. L'Aprilia ci tiene a recuperare il set perso e lo sta dimostrando con questi scambi dove ha salvato praticamente due palloni quasi a un capello da terra. Vacca, dai, vai con verde, Scognamillo.
Borghini, la sua botta trova Verde, poi Vacca respinge il muro, poi ancora Dacai, va a far volare Salzano in controtempo il centrale di Ciufo, nulla da fare. 7-12, sale ancora di una posizione sul tabellone il punteggio della squadra ospite, e allora Ciufo consuma il suo secondo time out in questo set. Vuole precisione, fa bene mister Ciufo a chiederlo alle sue. 0 i time out utilizzati dalla squadra d'Aprilia, 2 quelli di Ciufo, quindi non ha più possibilità di richiamare le sue giocatrici in panchina il mister Minturnese. Il Minturno ha messo dentro un solo punto al momento dal timeout tecnico, ne ha messi giù 4 la squadra dell'Aprilia in questo mini parziale. Arriva ora il punto con Verde, 8-12, prova a riprendersi il bandolo della matassa il Minturno, Vacca in battuta. Pallone lunghissimo, nulla a fare per Vacca. Terzo errore in battuta per lei quest'oggi. Su 5 o 6 battute, se non vado errato. La media a cui Vacca ci ha abituato meglio nelle sue giocate. Comunque ottima in chiave difensiva la giocatrice numero 1. Intanto fuori questo pallone di Verde. La traiettoria termina fuori dalla zona attiva. 8-14, si sta allontanando la squadra dell'Aprilia. Borghini, pallone lungo, lascia scivolare via la sfera Mancini. 9-14. In battuta Salzano. Va la maglia numero 4. Spiove la sfera sul campo dell'Aprilia, sì. Danno un po' fastidio Milena Scorniamiglio, poi il pallone va dall'altra parte, spara Rossella Verde, porta a casa il punto. Quattro i punti di differenza tra le due formazioni. Salzano in battuta. Buona eccezione da parte di Speranza, poi Borghini, primo errore per lei, e questo fa notizia perché fin qui aveva sempre punito le minturnesi. 11-14, Salzano in battuta, la catechizza mister Ciufo. Eccezione di David Mileno, il muro risponde, non fa passare la palla Verde, poi David la seconda linea. Barbaro da Kai, da questa parte per Verde, tocco morbido, ma sbaglia nella traiettoria. 15-11, in avanti ancora il Joe Volley. Battuta a Mileno. Eccezione di Vacca, il pallone è rimesso da quest'altra parte dall'Aprilia. Poi per vie centrali Gargiulo. Mileno riesce a far sparare Borghini. Non è comunque tenuto Vacca. Ancora Mileno all'indietro per quella che è la fucilata. E pallone fuori da parte di Speranza. 12-15. 3 punti la differenza tra le due formazioni. Va Iola Dacain battuta. Dacai, eccezione di Speranza, Milano, Mileno, e poi il pallone va giù
per quello che è il punto da parte di Borelli. 16-12, riposo tecnico con in avanti il Joe Volley Aprilia, che sembra convinto in questo secondo set. Timeout terminato, quindi a meno che Federici non chiamerà le sue in panchina, non ci saranno più interruzioni in questo set. Barbaro prova l'espara, eccezione di David. David, tocco morbido, comunque Mintù non riesce a gestire. Ancora Barbaro, a banda, arriva il quarto tocco, nulla da fare per lei. 12-17. Battuta allora la squadra ospite. Gestione di Vacca, Dakai all'indietro per Verde, ci mette potenza, mette giù il pallone. 13 minturno, 17 Aprilia, si va praticamente a punteggio alternato, anche se per il momento l'Aprilia ha un buon margine di 4 punti. Gestione di David, poi Dakai, Barbaro mette la potenza, ricezione che termina fuori dalla zona giocabile. Nulla da fare per l'Aprilia, 14 minturno a 17. Joe Volley. Rossella Verde in battuta. Eccezione minturnese, Dakai ci mette una pezza, poi Verde è stata Vacca a ricevere, poi il muro bucato, pallone giù giusto sulla linea visto dalla signora La Rocca e punto. ...14-18... Barbaro, la gestione corre in turno Mileno in qualche modo da terra. Va Barbaro a toccare lei. Mileno chiama l'appello. Speranza, ancora lo scambio, bello conteso. Alla fine Verde manda giù il pallone, punto per le ospiti. Pallone sulla banda, nulla a fare per la battuta, allora non arriva a quota 20 la squadra ospite, 15-19. Gargiulo per cercare di ricucire le distanze, a eccezione di Borelli. Dakai approfitta della banda, poi in qualche modo dall'altra parte Vacca. David mette lei potenza, Vacca con Dakai, Barbaro spara lei, approfitta del muro, trova il punto, si carica il minturno, 16-19, c'è la possibilità di rientrare in partita. Gargiulo in posizione di battuta. L'Aprilia a saltare con David. Zona di interdizione tra Gargiulo e Vacca. Pallone che va giù. 16-20. Vuole chiudere le speranze di questo set del minturno. L'Aprilia che sta cercando in tutti i modi di mettere giù più punti possibili senza concedere nulla alle rossoblu. Si va in battuta con Sara Speranza. Pallone che spiove, Verde, Dakai, Barbaro, tocco morbido, quasi il muro, mette fuori causa
l'Aprilia, poi pallone sparato e punto minturnese. Fuori dal campo il 17-20. Si va allora in battuta con Barbara Giordano. Proprio lei a prendere il pallone, sfera giù. Errore delle minturnesi. Era stata buona l'eccezione di Giordano, ma poi il pallone è andato giù. David Valein battuta, 17-21. Verde. Ancora Giordano, va a mettere lei potenza. Giù il pallone che tocca sulla rete. 17-22. Non bisogna demoralizzarsi, ma anzi andare subito a riprendersi la situazione. Eccezione di Mancini. Poi Salzano in qualche modo sbriga la pratica, la squadra dell'Aprilia. Poi Salzano riesce a mettere potenza. Tocco morbido, eccezione di Vacca. Dacai al centro per Verde. Gioco di precisione per Verde che porta a casa il 18-22. Non può sbagliare praticamente quasi più nulla il Minturno. Tanto praticamente sta sodando le sette camicie Giordano. L'eccezione di Scognamillo. Pallone toccato dal muro. Vacca da Kai da quest'altra parte per Verde. Il tocco, sfera che va dall'altra parte. Salzano. Da Kai ancora dietro per Giordano. Il tocco è suo, il punto anche. 19-22. Barbara Giordano mette giù un altro punto, una delle più in forma quest'oggi, la numero 3 di Ciufo. Time out allora chiesto da Federici, che richiama in panca le sue giocatrici. 19-22, il Minturno non può concedere praticamente nulla se vuole restare in gara alla formazione dell'Aprilia, mentre praticamente ha tutto da guadagnare l'Aprilia da ogni errore del Minturno. Scorre il tempo del time out. Ciufo ha tutto da dire alle sue giocatrici, che con un po' di precisione in più sarebbero state sicuramente lì a contendersi questo set. Bacca va lui in battuta. Mileno va ad alzare per il colpo che porta un altro punto, ma a favore del Minturno. 20-22, due punti per il pareggio. Jenny Vacca in battuta. Eccezione di Scognamillo, poi Verde spreca forse un'ottima occasione, se la riprende dopo con gli interessi. 21-22, galvanizzato il Minturno in questo frangente. Arriva il cambio per la squadra dell'Aprilia. Dentro 13 Manzo, fuori 11 Borghini, che non era riuscita più di una volta ad attaccare su quel lato di campo. Allora il mister della squadra ospite Federici va subito a chiamare in panchina la sua giocatrice. Mileno va a chiamare in causa proprio la nuova entrata Manzo. Pallone intercettato, poi Verde spara lei. In qualche modo comunque la piglia può districarsi. Mileno, Manzo, tocco morbido. Verde risponde presente, poi dalla seconda linea Giordano. Il pallone forte ma non preciso da parte di Borghini. Ancora Borghini, tocco morbido. Buono l'intervento di Verde. Ancora Giordano, Scognamillo. Mileno, Manzo mette pochissima potenza e si porta giù il pallone.
l'Aprilia 21-23, scambio che era quasi determinante per questo set. Non deve demordere il minturno, però è lì l'Aprilia, anche se il prossimo pallone sbagliato a favore delle squadre, della squadra ospite, dovrebbe essere fatale. Eccezione di Mancini, la Cai va a far volare verde, sfera messa giù, 23-22. Si fa sentire il Pala Borrelli, pubblico delle grandi occasioni per questo derby. Salzano in battuta. Non è sporcato, ma comunque buono. Manzo va lei a saltare. Determinante fin qui per Federici l'ingresso di Manzo. Scognamillo. David dalla seconda linea. Dacai, Giordano, spara lei, pallone lungo, nulla da fare, 24-22, ed è la possibilità allora del set point la squadra dell'Aprilia. 1000 in battuta. Pallone teso, Mancini, Dacai lascia passare il pallone. In qualche modo Manzo mette la sfera dall'altra parte. Dacai, dai e vai con Verde che disinnesca il pallone per un punto che porta il minturno a 23. Possibilità di set point, ma in battuta c'è Iola Dacai per il minturno che non deve sbagliare nulla. Un punto sposterebbe l'asticella a quota 26. Un errore chiuderebbe il set. Dacai, David, pallone alzato, tocco morbido, Verde, quella Dacai all'indietro per Giordano, si aiuta con la banda, fa bene, 24-pari, che minturno signori, con tenacia la squadra rossoblu si è ripresa il set piano piano quando tutto sembrava compromesso, e allora arriva il cambio, si chiude dentro 11, fuori 13, Borrelli si riprende il posto di Manzo. E allora battuta che sarà a favore di Iola Dacai. Attenzione Scognamillo, Mileno, pallone che va giù, punto per Speranza che porta in posizione dominante la squadra dell'Aprilia con la possibilità di andare a battere il set point con la numero 11 Borrelli appena rientrata in campo. Comunque vada, ha venduto cara la pelle questo minturno, 24-25. Mancini, pallone che non rimane su, 24-26, si chiude qui il set che vale l'1-1 tra le due formazioni. 1-1, allora si ricomincia praticamente da capo tra le due formazioni, riparte Iola Dacai. Mileno per David, arriva male sul pallone Vacca che praticamente concede il primo punto del set alla squadra ospite. 1-0 per la formazione della Joe Volley. Imbattuta allora la numero 15 Sandretto. Mancini va a volare, Giordano poi preferisce giocare di Bacher. Mileno in qualche modo tiene il pallone sul campo, ma c'è invasione per lei. Non è convinta Mileno della decisione arbitrale, un po' al limite la giocata. L'arbitro ha dichiarato comunque l'invasione. Battuta di Verde. Scognamillo. Mileno alza al volo il pallone che poi termina alto in tribuna, punto che vale l'1-2. Battuta allora che sarà della formazione dell'Aprilia in avanti in questo inizio di terzo set. Pallone toccato da Giordano che trova il corridoio giusto e si porta a casa un buon punto.
Barbara Giordano, ancora un punto, 2-2. Battuta consegnata allora da Alessandra Gargiulo, una delle tre giocatrici dello scorso anno in campo. Perfetta parità praticamente tra le giocatrici dell'anno scorso e le giocatrici appena inserite nella squadra di Ciufo. Intanto arriva il punto, avevano battezzato fuori il pallone rosso-blu. Intanto dicevamo, tre giocatrici dello scorso anno, tre giocatrici appena inserite in questa formazione. Per Mister Ciufo continua il lavoro in palestra e sul campo. La battuta di David Giordano, Murata, un turno che non ha alcuna velleità di classifica se non quella della salvezza. La squadra, quella rossoblu, lo scorso anno riuscì a centrare addirittura il quinto posto quasi in maniera inaspettata, ma si sa, ogni stagione è storia a sé. Salzano impatta a rete, non c'è tocco da parte dell'Aprilia, secondo la signora La Rocca, 2-5. David, pallone che va fuori, due per Giordano, allora punto per la squadra ospite che trova un altro punto sul tabellone, 2-6, e ancora una battuta che sarà affidata a David. Time out allora, Ciufo ci pensa su un attimo e chiama le sue in panchina, 2-6 è il parziale che non premia le giocatrici rosso-blu questo inizio di terzo set. C'è da lavorare per ritornare in carica in questo set. Mittuno c'era riuscito benissimo nel secondo periodo, quando aveva chiuso praticamente per 6-8, meglio di come aveva chiuso il primo set. Adesso si ritrova sotto di 4 punti, a soli 2 palloni sbagliabili al timeout tecnico. Eccezione di verde, Salzano per vie centrali, rimane lì il pallone. Si va da Vacca, poi Mancini, ancora da Kai, Salzano sale in cielo, non riesce comunque a mettere giù il pallone. Il pallone schiacciato da Borelli, trova sulla traiettoria Vacca che però non può far nulla per tenerlo su, 2-7. David, ancora un pallone teso, Mancini non può far nulla per tenerlo su, 2-8, time out tecnico, il Minturno è lontanissimo. Si torna a giocare allora, 2-8, il punteggio per il momento premia l'Aprilia, continua a sbagliare tantissimo il Minturno. Punto ancora per l'Aprilia, il Minturno è fuori dalla gara per il momento. David va in gestione di palla, l'Aprilia con David che praticamente da tantissimo in battuta. Da Kai, Giordano trova lei questa volta il corridoio, blocca l'inerzia che stava diventando veramente pericolosa, 3-9. Ancora Barbara Giordani in battuta, spiove il pallone, Mileno va a far viaggiare ancora una volta Borghini su quel lato di campo, approfitta del muro e porta a casa il 10-3.
eccezione di Verde. La zona di Vacca piega le braccia a Borghini, che ci ripensa su al proprio errore. 4-10, 5 nervoso tra Borghini e Federici. Pallone recuperato da Giordano. Dai, e vai con Dakai. Spara lei, scogna Millo. Mileno, poi Borghini. Anzi, no, scusate, Borelli. Il muro. Pallone salvato dalla Vacca. Palla lontanissima dalla zona attiva di campo. 4-11. Non riesce a recuperare il Minturno. Un gap che è pesantissimo al momento a favore dell'Aprilia. 7 punti. Mancini, Dakai per Verde. David presente sul pallone. Spara Borelli, mette giù il pallone. Mileno va lei in battuta. 4-12, 8 punti di distacco. Minturno che praticamente è in blackout completo in questo set. Dakai accompagna il pallone dall'altra parte, mette giù il 5-12. Bisogna suonare una bella sveglia. Salzano in battuta. Sezione di Speranza, dai e vai, va a sparare Speranza proprio. Pallone intercettato da Minturno, poi Verde, colpo morbido. Pallone tra Mileno e la stessa Speranza. Gioca di precisione Minturno, 6-12. In battuta ancora Salzano, prova a tornare nella contesa il Minturno. Scogna Millo. Mileno da questa parte spara forte, ma è fuori il pallone della numero 4 Speranza. Sara Speranza non riesce a concretizzare. 7-12. Sta risalendo un po' il gap il Minturno, ma è ancora ben lungi da entrare nella zona dove si trova per il momento la formazione dell'Aprilia. Mileno spara e trova l'errore la squadra ospite da parte del rossoblu. 7-13, cambia proprietà la battuta. In battuta la numero 11 Roberta Borelli, con un Minturno che ha praticamente dato blackout in questo set. L'Aprilia si sta allontanando. Mancini, Giordano approfitta del muro, trova comunque un punto. 8-13. Giova Dakai in battuta. Eccezione nella parte di Borelli, poi David mette potenza, sfera che rimane lì e poi il pallone va giù. Nulla da fare, arriva anche il quarto tocco. Nove a 13. Iola Dakai in battuta per cercare di fermare questa dieta di punti. 9-14 però il punto va alla formazione ospite. In battuta
Sandretto, Isabella Sandretto, numero 15 della formazione dell'Aprilia. Dakai Giordano mette giù il pallone, molta tenacia per Giordano, 10-14, 4 punti di distacco. Verde, troppo lungo il suo tentativo, 10-15, solo un punto per andare al timeout tecnico, il secondo di questo terzo set, un minturno che era arrivato sul 16-14 nel primo set in avanti e poi sul 12-16, questa volta siamo molto più bassi, 10-16. Punto, e allora si va tutti in panchina per l'ultimo timeout tecnico di questo terzo set, e qui Mister Ciuffo si dovrà far sentire dalle sue giocatrici. 10-16, si torna a giocare per decidere chi porterà a casa almeno il primo punto di questa contesa. Al momento la situazione vede in predominanza l'Aprilia. Scognamillo, Mileno, David, trova Vacca, trova Vacca in bunker dall'altra parte. Mileno da questa parte per lo stacco dalla seconda linea da parte di Borelli. Verde in bacchera, ancora Borelli, risponde presente Mileno, Borghetti, e li punisce sempre lei, 10-17, è sempre lei a mettere giù il pallone, soffre il minturno su quel lato di campo e praticamente Borghini è una delle giocatrici più in palla di questa Aprilia. Dakai Giordano, il muro, poi Gargiulo, trova lei il punto, dai e vai, 11-17. Aprilia che comunque al momento si sta mettendo in posizione predominante per la chiusura del set, 11-17 il punteggio. Errore in ricezione da parte di Borghini. Anzi, Borelli a commettere errore. 12-17, 5 punti di vantaggio per l'Aprilia. Ricezione di David. Dai e vai, arriva in ritardo David, approfitta bene comunque del tocco del muro, 12-18. Sta salendo pian piano la squadra del Giovolli dopo l'inizio forsennato che ha visto scappare via addirittura un 4-12. David, eccezione tra Vacca e Verde. Mancini ancora a cercare Vacca. David va a volare, Borelli, Vacca, difettosa in ricezione il minturno, 12-19, prova a scappare via il Giovolli che è quasi vicino a quota 20. David in battuta. Mancini, poi Giordano, approfitta lei del muro questa volta, sfera giù, 13-19, rimane attaccata la partita in turno, ma al momento c'è poco da dire con la Giovolli ancora lassù a dominare. Giordano spiove il pallone, Mileno, poi pallone fortissimo che impatta su Vacca, nulla di grave per lei, 13-20. Vicina a portare via il primo punto dal palo Borelli la squadra del Giovolli Aprilia, 13-20 il punteggio.
5 sono immagini errore che restano al minturno. Salzano, Bacca, poi Dakai, Giordano alla seconda linea, palla fuori. Meno 4 alla chiusura del set, forse il peggiore in questa gara delle minturnesi, che avevano acceso la tribuna nel secondo set con una bella rimonta. In battuta Borghini, eccezione di Vacca, ancora Vacca non riesce a dare potenza. Mileno, palla che rimane lì, errore del Giovolley, 14 a 21, 7 punti di differenza tra le due formazioni. Vacca in battuta. Palla dall'altra parte, Mancini, Dakai prova a trarre l'errore, arriva il pallone accompagnato, 14 che diventa 15 a 21 per il minturno, che deve risalire ancora la china. Azione di Scognamillo, poi il muro minturnese che non può nulla su questo pallone. 15-22, punto per le ospiti, che ora sono a tre lunghezze da chiudere il set. Mileno, un pallone che ha ballato praticamente prima di terminare fuori. 16-22. In battuta Andrea Salzano. David a saltare Borelli, non riesce a concretizzare. Poi Verde approfitta del muro, si porta a casa un punto. 17-22. Verde in battuta. Mileno, dai e vai con speranza, spera lei, l'angolo è quello buono. 17-23. Punto per l'Aprilia, che è quasi vicino a chiuderlo questo terzo set. Va in battuta la numero 11 Borelli. Pallone a banda, Giordano recupera il pallone, Mileno, poi David, il muro risponde, in qualche modo l'Aprilia è sul pallone, David in macchina dall'altra parte, eccezione di Vacca, poi tentativo di sorpresa di Dakai, non riuscito, Giordano, però Dakai va a far volare Verde, mette potenza lei, c'è il tocco del muro, anzi no, tocco della banda, 17-24. C'è pochissimo margine d'errore adesso per il minturno, che sta per chiudere sconfitto in questo terzo set. Terzo set peggiore di tutti gli altri. Leno tiene in alto il pallone, poi Giordano, Dakai, Gargiulo per vie centrali. Ancora Mileno in collaborazione con Borelli, l'ha messo dall'altra parte, Vacca, Dakai va a far volare Verde, palla che resta lì e il punto che arriva per il minturno, 18 minturno, 24 per la squadra ospite. Dakai, ...5-22, 24-26... questi due risultati precedenti. Mancini, Barbara Giordano mette giù il pallone, 19-24... secondo set point annullato, time out chiesto da Federici. Vicino a quota 20 il minturno, sarebbe veramente un'impresa ardua e da raccontare
una rimonta in questo set, un turno che non l'ha giocato benissimo, bisogna essere franchi, e che però sta rientrando in maniera prepotente in gioco proprio sulla situazione dei set point. Più errori praticamente da parte dell'Aprilia, che non riesce a chiudere il set, e questa è una cosa che psicologicamente può pesare. Dakai prova a raffreddare l'inerzia del minturno. Leno va a far volare il pallone che porta giù al punto del 19-25. Ha annullato il tentativo di risalire in turno e l'Aprilia porta già a casa un punto in classifica. Quarto set, la Giovolle in battuta, una squadra dell'Aprilia che avrà tutto l'interesse di chiudere la contesa, mentre il Minturno dovrà dimostrare se è quel Minturno che è entusiasmato nel primo set e che soprattutto ha scaldato il pubblico nel secondo, anche se perdendo, oppure se è quel Minturno lascivo che ha caratterizzato il terzo set e ha regalato una... primo punto della gara alla Giovolle Aprilia. In battuta la squadra dell'Aprilia che trova il primo punto di questo set e la possibilità allora di andare in battuta per la seconda volta consecutiva. Pallone lunghissimo, sfera fuori. Sfera che sarà allora da giocare per Salzano. Cognamillo, David approfitta del muro, c'è Vacca poi da quest'altra parte per Verde, Pattancrea al muro, Gargiulo, ora Verde, tocco morbido questa volta, Mileno, poi Cognamillo, tocco di Speranza. Verde il suo pallone troppo lungo, nulla da fare, ancora un punto che porta sull'1-2. La battuta che sarà allora della numero 15 Sandretto. Dakai per Giordano, impatta a muro, Gargiulo alza l'improbabile pallone che però si manifesta utile per Rossella Verde che trova il pareggio momentaneo, due pari in battuta Iola Dakai. David, tocco morbido, ci arriva sia Mancini che Vacca, ma entrambi in ritardo. Sfera giù. Due, tre. In avanti la squadra ospite. Eccezione di Mancini, poi Verde spara lei in affanno, il Giovolle comunque recupera. Pallone da quest'altra parte per Giordano, trova lei il punto del 3-3. Minturno che praticamente non ha nulla da perdere in questo set, anzi può giocare a volto scoperto e andare a forzare su ogni pallone. Ma che vada, si va al tie break. Mileto
pallone gestito ancora. David va a saltare lei, non si oppone bene il muro, passa la sfera, non può arrivarci Mancini. 3-4 in avanti la squadra dell'Aprilia. Battuta David, non è che spiove verde. Gargiulo, pallone in velocità, il muro questa volta buono di Barbara Giordano e Gargiulo. Verde la seconda linea, poi il tocco ricevuto da Verde, dai e vai con Dakai, gestibile ancora il pallone per la squadra ospite. Gargiulo chiude a muro, tocco morbido ancora Gargiulo, bravo a raddoppiare. Dakai, Vacca, la mancina, mette giù il pallone del pareggio. 4-4. In battuta Alessandra Gargiulo. Buona battuta di Gargiulo, spiovere, pallone che resta lì, tocco morbido, Vacca va in giro per Giordano, sfrutta bene il muro e il minturno sorpassa. 5-4 per la prima volta in questo set, in avanti il minturno. In battuta allora Alessandra Gargiulo, mentre il minturno adesso è avanti sul tabellone. Fuori la numero 11 Borelli, dentro Manzo, sempre in quella posizione di campo l'ingresso di Manzo. Eccezione dell'Aprilia, Dakai per via centrale di Salzano, chiusa, sfera che va giù, non riesce a attaccare come vuole Salzano, bloccata spesso e volentieri dal muro del Giovolley. 5 pari. In battuta Borghini, eccezione di Vacca, poi va a chiamare Verde dalla seconda linea, ci arriva Giordano ma il pallone non rimane su. 5-6, ripassa in avanti la squadra dell'Aprilia. Ancora Borghini in battuta. Vacca, ancora Giordano, tocco del muro e quindi pallone buono per il minturno. 6-6. E proprio Barbara Giordano che va in battuta. Pallone che spiove nella zona di Scognamillo. Manzo trova lei il corridoio giusto. Minturno che soffre sempre gli attacchi che provengono da sinistra. No, in battuta. Tesa, ci arriva Mancini, Dakai all'indietro per Giordano. Scognamillo, chiude bene Salzano. Poi ci mette potenza la Giovolley, ma c'è pronta Mancini. Murata, Vacca, ma il pallone è fuori. 7 pari, c'è tempo ancora di un punto per andare al time out tecnico. Il minturno si è presentato in buona posizione dopo il 5-8, il 6-8 e il 2-8 pessimo nel terzo quarto, del terzo set. Adesso praticamente situazione di parità prima del time out tecnico. Mancini riesce a salvare il pallone, poi Giordano libera lei, si deve risistemare il minturno.
ne approfitta però Speranza e manda giù 8 a 7 in avanti il Giovolley. Imbattuto allora Manzo per la Giovolley sul 7 a 8 che ricomincia questo quarto set. Eccezione di Vacca, Dakai per Verde, muro e Banda che praticamente manda fuori il pallone nel campo del midturno, quindi punto per le rosso-blu, 8 a 8. Salzano in battuta. David Mileno, David spara lei, Dakai salva il pallone, poi ci pensa Vacca a spazzare. Da quest'altra parte mette potenza, pallone fuori per Speranza, quasi al limite tra il dentro e il fuori per Speranza il pallone. Salzano in battuta, 9 a 8 il punteggio adesso. Pallone a Banda per Salzano, nulla da fare. Un bel po' di errori quest'oggi per il minturno nelle battute. Sandretti in a muovere il pallone per la squadra ospite. Dakai, Mileno. Pallone che spiove nella zona di Verde, salva comunque il pallone della squadra ospite. Giordano chiude male l'angolo, impatta Banda. Non aveva approfittato Verde di un pallone ghiottissimo. Sandretto, la sua battuta, Vacca. Giù il pallone di Verde, buono il suo tocco, 10-10. Mentre siamo sull'1-2 in avanti per la Giovolley per quel che riguarda i set. Dakai. Mileno, Speranza, spara lei, Gargiulo alza per Giordano, Manzo, ancora David, tocco morbido, forse un tocco anche del muro, ma c'è il punto, 11 a 10. Set tesissimo per le due formazioni, 10 a 11 il punteggio adesso. Speranza in battuta, l'eccezione di Mancini, Dakai per Giordano, Mancini, Gargiulo, un po' troppo sotto per il tocco sul pallone, buono il salvataggio di Verde, Manzo, spara ancora il Giovolley, ma il minturno c'è, Giordano di Mancino riesce a imprimere forza. Mancini per Verde, il pallone che trova un tocco che galvanizza le minturnesi, 11 a 11. Un turno che sarà impegnato nella prossima trasferta contro il Volley Cave, mentre l'Aprilia cerca di presentarsi in alta in classifica contro un Cagliari che sta giocando un buon inizio di stagione. Ovviamente tra le mura apriliane, 11 a 12 il punteggio, ancora in avanti le ospiti. David, è la prima volta che l'Aprilia gioca un quarto set. Questo mette anche alla prova la tenuta della squadra ospite, 11 a 13. Mentre il minturno ormai di set ne ha giocati 5 nella prima giornata, 5 nella seconda e solo 3 nella terza. Praticamente ne ha già giocati 13 il minturno, più i 4 di oggi che sono 17, mentre
l'Aprilia si era fermato a soli 13 set, 4 set di differenza tra le due squadre. 12-13, si riprende la sfera Gargiulov che può andare in battuta. Un turno che ha dovuto fare a meno di Colacicco fin qui. Non disponibile la giocatrice minturnese, una delle giocatrici cardine nel schema di Ciufo. Imbattuta dal numero 10 Borghini. Vacca, poi il tocco morbido di Salzano. Dacai, Mancini e poi Giordano. Trova l'angolo giusto a Giordano. 12 lasciato, si passa a 13, a 14 per la squadra della Giovalle Aprilia che è ancora in vantaggio. Battuta Barbara Giordano. Vediamo se impatta in parità il Minturno o se deve ancora inseguire questo Aprilia. Manzo, pallone fuori, Mileno non riesce a tenerlo giocabile. 14 pari. Allora Ciufo vuole più precisione nel Giordano in battuta. Speranza. Sono sempre tesissimi i palloni di Giordano. Verde dalla seconda linea, da forza. Manzo. Ancora Verde. In ricezione poi di Mancino. Vacca colpisce preciso. 15 Minturno, 14 Aprilia. 10 punti da chiudere il set. Giordano. Pallone troppo sull'esterno, sfera che termina fuori. 15 pari. Praticamente subito bloccata l'inerzia per questo errore di Giordano. E adesso c'è Mileno in battuta. Mancini. Vacca, Verde dalla seconda linea. In qualche modo David riesce a intervenire. Poi Speranza. Eccezione di Verde che si fa sentire sia in chiave difensiva che quella offensiva. Poi il pallone cade giù. Un soffio dentro al campo. 16-15. Time out tecnico che sorride al Minturno. Si torna a giocare con Jenny Vacca in battuta. Avanti il Minturno 16-15 al time out tecnico, non succedeva da un bel po'. Manzo in prima forza, pallone che si alza a campanile ma comunque resta giocabile. Verde il muro, le risponde di qui non si passa. Era stato buono il pallone. 16-16. Pallone sulla banda, errore da parte della numero 13. 17-16, rimane in avanti la squadra rosso-blu. Tanto manda a scaldarsi la numero 11 Borelli, il tecnico Federici. Tanto Gargiulo chiude ogni varco, non si passa. 18-16, buone le risposte di Gargiulo quest'oggi. Salzano in battuta, 18-16. David
Dai e vai con Mileno, il pallone termina fuori, 17 per la Giovolle, 18 il Minturno, non riesce a mettere giù un buon gap la squadra minturnese, si tiene sempre lì in zona il Giovolle, quasi a giocare con il gatto con il topo. Bacca, poi Dakai, Verde, va lei a saltare, David, eccezione Sbilenka, palla fuori, 19-17, siamo lì praticamente, le due squadre si tengono attaccate. Cambio intanto, va fuori Manzo, ritorna in campo Borelli. Un buon set per Manzo. Dakai Scognamillo salva un pallone per evitare tra il dentro e fuori, poi Giordano impatta a muro tra Borghini e David, il pallone torna nel campo del Minturno e va giù per un punto del 19-18. Mancini, Dakai va a far volare Giordano, il pallone fuori, 20 Minturno, 18 Aprilia, scalino dopo scalino salgono le due squadre. Time out chiesto da Federici, chiama le sue in panca, praticamente si sta giocando a puntino per le due squadre, un punto a te, un punto a me, un punto a te, un punto a me, ma il Minturno è avanti per il momento in questo gioco delle parti. ...20-18... termina il time out. In questo momento ritorna subito il Minturno, mentre l'Aprilia si attarda un po' di più, ma sono pronte a ritornare le giocatrici di Federici. Si fanno sentire i supporters apriliani, poco meno di un'ora di viaggio da Aprilia a Minturno, nulla a che vedere con le trasferte in terra sarda che questo campionato propone. David, Verde, poi all'indietro per Vacca, pallone che non va giù, giocabile per l'Aprilia. Dakai da questa parte per Giordano, in qualche modo salva l'Aprilia, ma c'è un pallone accompagnato. Ha camminato lungo il braccio il pallone, viene richiamata anche la panchina dell'Aprilia alla calma, 21-18. Verde in battuta, era quasi un salvataggio in extremis quello dell'Aprilia, che adesso si riprende, si galvanizza con questo pallone messo giù. 19-21, questo è il punteggio. Verde, Dakai sul posto per Gargiulo, trova speranza sulla sua strada. Pallone schiacciato, ma c'è un errore di invasione per Gargiulo. 21-20, ridotto il gap, si è ritornato in una situazione antecedente con le due squadre che si affrontano di fioretto, punto a punto. David, Giordano, va lei a volare, Scognamillo salva il pallone, forse era fuori, poi giù la sfera da parte di Borelli che mette potenza e precisione, 21 pari. Chiama la calma Ciufo, si esibisce in un bel palleggio Federici. Time out chiesto invece dall'altro mister dopo il palleggio dell'allenatore ospite.
segno di tranquillità da parte del mister Apriliano. 21-21 quando ormai abbiamo superato le due ore di gioco. Si torna a giocare pallone in possesso di David. Arriva adesso l'ok della signora La Rocca. Mancini, Dakai per Giordano, spara lei, pallone lunghissimo, sfera in tribuna. 22-21, 21 Aprilia. Battuta Gargiulo, 22-21. Spiove il pallone, scogna Millo. Batte giù di nuovo la sfera, la numero 11, Borelli. Pari. Si va ad asciugare il parquet. Pari adesso il punteggio con la battuta che sarà affidata alla numero 10 Borghini. Mancini, Dakai, Bacca, spara lei, punto giù. 23-21, 22 aprile in questo set lunghissimo ed avvincente. Battuta a Giordano, eccezione David. Pallone lungo, punto del minturno, 24-22. C'è la possibilità del set point allora per Giordano. Non bisogna sciupare nulla. Time out chiesto da Federici. Vuole le sue giocatrici in panchina mentre il tabellone dice 24-22. Minturno in avanti. E per assurdo la squadra di Ciufo gioca meglio quando non ha nulla da perdere. Una Aprilia che però ha già portato a casa un punto in questa gara, quindi mal che va porterà qualcosa via da questo Pallaborrelli, ma è ancora ben lungi dall'essere finita. Ha dimostrato la Giovolli di poter rientrare in qualsiasi momento nel set e adesso deve farlo assolutamente se non vuole chiudere questo set sul punteggio che indicherebbe poi 2-2. Giordano, pallone che spiove. Mileno sorprende lei. 23 per la Giovolle Aprilia, 24 Minturno, giusto in mezzo al sestetto del squadra rossoblu. Time out, Ciufo chiama subito time out. Vuole raffreddare la mano di Mileno che è sembrata in palla. Con un colpo di furbizia Mileno ha subito rimesso le sue sul pezzo, si potrebbe dire. 24-23. Torna in campo il Minturno. Set point per il Minturno, ma a battere c'è il Giovolli. Un punto per il Giovolli sposterebbe l'asta a quota 26. Mileno non deve sbagliare e non lo fa. Verde per un attimo soffre in ricezione del Minturno.
Ancora Mileno va a schiacciare e punto che vale il 24 pari. 24 pari. Mileno adesso ha la possibilità di portare in posizione dominante l'Aprilia, un minturno che non è riuscito a chiudere il set. Adesso si ritrova con l'Aprilia in battuta e non si può sbagliare più nulla. Mileno, Mancini, il tocco di Verde, pallone salvato ma è fuori poi l'intervento di Mileno. 25 minturno, 24 Aprilia. In battuta ci va Vacca. Gianni Vacca in battuta, 25-24. Pallone teso, David Mileno va a far volare Speranza, spara lei, Mancini, il pallone fuori però. 25 pari, annullato il set point per il minturno e in battuta andrà l'Aprilia. Servizio assegnato a Roberta Borelli. È una roulette russa, chi sbaglia paga adesso. Mancini, Rakai sul posto per Salzano, dentro il pallone, ancora il minturno in vantaggio. 26 minturno, 25 Aprilia. Arriva un pallone di ricambio. In battuta Salzano. Pallone che spiove, David Mileno alza sul posto Speranza, Giordano tiene sul pallone, poi Verde spara lei, a banda, nulla da fare. Quarto tocco, 26 pari. Un minturno quasi sadico in queste giocate, sbaglia un tocco che poteva chiudere questo set. 26-26. In battuta la numero 15 Sandretto. Dakai va a volare Verde, il pallone resta lì, giù il pallone, ancora una volta in vantaggio il minturno e adesso bisogna chiuderla, non si può giocare così per i deboli di cuore. 27-26, Dakai in battuta, un ace sarebbe la liberazione migliore ma l'Aprilia non è squadra che concede ciò. David Mileto, Speranza, pallone che resta lì, non c'erano i tre tocchi, ancora Speranza, schiaccia lei in qualche modo il pallone dall'altra parte. Dakai alza per il tocco fuori di Giordano. 27 pari, continua l'agonia tra le due formazioni. 27-27, set tiratissimo. Sarebbe forse una posizione troppo pesante il 3-1 del Giovolley per il minturno. Visto anche il secondo e il quarto set, non tanto il terzo dove il minturno è stato un po' lascivo. Spagnamillo, poi David. Prima forza, Mancini. Dakai per Giordano. Morbida. Pallone salvato comunque dal minturno che poi non riesce con Vacca a mandare via la sfera. 27-28 in avanti per la prima volta in questi vantaggi la squadra dell'Aprilia, che adesso può andare a finire l'avversario. Possibilità di match point allora per Speranza. Va in battuta Speranza, a eccezione di Vacca. Dakai, Gargiulo tiene vivo il minturno, tiene attaccata la spina Gargiulo, non è finita. 28 pari, quota 30 si avvicina, quota 30 si avvicina. Verde in battuta, eccezione dell'Aprilia,
il tocco di Borghini, sfera in avanti l'Aprilia che si mette in posizione di dominante ancora una volta. Pronto il cambio, entrerà la numero 17 Gennaro, fuori la numero 8 David. Non vi preoccupate, ci penso io, dice Gennaro. Molto sicura di sé la giocatrice numero 17, vediamo se avrà ragione. Pallone per lei, Federici la incoraggia, quasi un'arma tenuta lì per finire il minturno. Gennaro. Fuori il pallone! 29-29, sbaglia Gennaro e può uscire allora dentro David. Era entrata per finire il minturno, invece il pallone è terminato fuori. 29-29. In battuta Gargiulo. Iniziale Scognamillo. Borghini, sale lei, punto giù. 30 per la squadra ospite, 29 il minturno. Battuta adesso che sarà per Borghini. Pallone fuori e si va avanti, 30 pari. 30-30, qui minturno e Giavolle si devono decidere chi vuole vincere, perché a questo punto quasi quasi ci esce un altro set. Palla che rimane lì, Mileno sbaglia lei, si riporta in posizione dominante il minturno. Battuta che potrà essere effettuata da Barbara Giordano. 31-30. Pallone fuori e minturno porta a casa questo set, 32-30, quota siderale ed è 2-2. Si torna a giocare per l'ultimo e decisivo set, si arriva a quota 15, ovviamente squadre permettendo. Il turno che partirà con Vacca. Un'Aprilia che comunque ha concesso il primo punto stagionale e un minturno che continua a confermare la tendenza del quinto set. Intanto arriva il primo punto nel set a favore dell'Aprilia. Battuta da Borghini, Dakai, controtempo Salzano, forse invasione non chiamata, Mancini salva un pallone di Mileno, poi il muro rimanda dentro la sfera proprio di Mileno, voleva un'invasione Ciufo con il tocco della rete da parte della giocatrice ospite, non c'è stato tocco a spiegare il signor Renzi a mister Ciufo, solo il vento. Borghini, pallone che spiove, Mancini, Dakai, non si deve disunire il minturno adesso, dopo l'impresa del quarto set. Il pallone che non va giù per Borelli, Barbara Giordano alla seconda linea. Poi sbaglia in ricezione Salzano, poi è verde a sbagliare la traiettoria, pallone giù, 0-3. Un minturno che al momento è fuori mentalmente dal set. 0-3. Dakai per Giordano. Mileno va a far volare Borelli. Il pallone rimane lì. Questa volta è Salzano a festeggiare. 1-3.
La battuta è stata della stessa Salzano. David, poi Borelli mette potenza, trova l'angolo esterno, ammonito Federici. Secondo me aveva quasi ragione, per me era dentro quel pallone. 2-3. Va David a chiedere informazioni all'arbitro, anche perché i due arbitri erano andati uno da una parte e uno dall'altra, ma ha sempre ragione il primo arbitro. 2-3. Praticamente un episodio della Moviola, ma intanto Federici ammonito. David, Leno, pallone alzato, Salzano, dalla seconda linea Vacca, Mileno, David, in qualche modo approfitta la banda, poi deve fare quasi un chilometro da Kai, riesce comunque a arrivare sul pallone, Mileno, tocco, Vacca, non riesce a tenere il pallone in aria, Verde, si accartoccia su se stessa, ma la sfera va giù, 2-4. Mileno in battuta. Pallone sulla rete, nulla da fare per Mileno. 3-4. Battuta che sarà di Dakai. Mileno, Speranza, il muro però mette fuori. Tre a cinque. In avanti il Giovolley. E in tribuna c'è il buon Magnoli che farebbe muro, secondo me, stando anche seduto, vista l'altezza. Pallone messo dall'altra parte per Vacca. David, ancora Vacca. Spara Giordano, sfera fuori. Tre a sei il punteggio, con il pallone gestito dalla inquadrata Borghini. Eccezione di Mancini, Verde va a saltare lei, utilizza il muro che mette fuori, 4-6 per Rossella Verde. Partita lunghissima e tiratissima, e non era quasi da aspettarselo nei preparativi iniziali di questa gara, in turno in fondo alla classifica. A due punti solamente, un'Aprilia che si presentava con i favori del pronostico, con il 3-0 fisso nelle prime tre giornate. 5-6 adesso. Verde spiove il pallone, Speranza spara lei, nulla da fare, non può rispondere su questo pallone. Verde, palla a canestro e fuori. 5-7. Un punto per andare al cambio di campo. Palla fuori. 6 Minturno, 7 Giovolley. Gargiulo in battuta, David per vie centrali Borghini, Dakai riesce comunque a arrivarci. Borelli su questo pallone, poi Speranza,
pallone all'angolo del campo, praticamente è arrivata a trovare l'ultima zona di campo utile e si cambia campo 6-8. Si ricomincia allora 6-8, la battuta del Giovolle. Mancini arriva sul pallone da Cai, Giordano, pallone lunghissimo ed è fuori. 7 Minturno 8 Aprilia. Giordano in battuta, 7-8 il punteggio, si arriva a quota 15 per chiudere questa contesa. Pallone sulla rete, nulla da fare. In battuta da Chandra David, 7-9. Pallone che spiove, Mancini arriva sulla sfera, poi Vacca, Speranza alza per il tocco di Borelli. Da Cai, da quest'altra parte del Vacca, colpo morbido. Speranza tiene sul pallone, David dalla seconda linea, Verde, da Cai, Giordano, Mileno, ancora Verde, pallone con lunghi scambi, sfera ancora giocata a Scognamillo, Mileno, il muro, palla che resta lì, Salzano, poi libera Vacca, Speranza, forse il pallone andava fuori, lunga linea che punisce il Minturno, 7-10. In avanti il Joe Volley, che non vuole cedere altro punto al Minturno, mentre chiama subito il time out Ciufo. Giocatrici in panchina. Pallone che sarà gestito allora dalla formazione dell'Aprilia, 7-10. Il punteggio. David in battuta, spiove Verde, Salzano, una fucilata, punto per lei, 8-10. La battuta che sarà di Vacca, non è che spiove, Mileno è sempre su quel lato di campo, soffre il Minturno, Borghini trova un altro punto. La battuta che sarà della numero 10, Marta Borghini, 8-11. 4 punti al Giovolle per chiudere la gara. Salzano, non c'è tocco. 12 Giovolle, 8 Minturno. 3 per chiudere la gara, 4 per impattare al Minturno. Mancini, Verde, potenza e punto per lei, 9 Minturno, 12 Aprilia. E ora le distanze sono eque, 3-3, ovviamente 3 per chiudere l'Aprilia e 3 per arrivare al pareggio al Minturno. Salzano, Mileno, Borelli non riesce a mettere giù il pallone, da Cai, soffre il Minturno, riesce comunque a smaltire la pratica. David, Mileno da quest'altra parte per Borelli, trova il varco giusto,
trova anche il punto del 13-9. In battuta Mileno. Blocca tutto il direttore di gara, appunto Minturnese. C'era un errore nella disposizione in campo dell'Aprilia. 10-13. Vende caro la pelle il Minturno in questo set. David Mileno, Speranza, fucilata, risponde Mancini, verde, spara lei e questa volta Speranza non può tenere il pallone in alto. 11 Minturno, 13 per Aprilia. Ancora in avanti l'Aprilia, time out chiesto da Federici. A 13, questo è il punteggio e qui i due coach dovranno essere i due allenatori migliori motivatori possibile. Minturno ha dimostrato di poter rientrare tranquillamente in partita. L'Aprilia ha dimostrato comunque di essere una squadra tenace da alta classifica. Un ottimo biglietto da visita quello d'Aprilia che andrà ad affrontare la capolista Cagliari. Mileno, pallone un po' al limite, comunque in qualche modo sbriga la pratica l'Aprilia, poi David, pallone che rimane su, poi c'è l'invasione da parte di Mileno. 12-13, siamo lì praticamente. E due squadre che hanno giocato a fioretto, praticamente punto punto. E chissà dove poteva essere il Minturno se non avesse regalato quel terzo set. David Mileno, buona la schiacciata, pallone che rimane buono per Mancini, bella ricezione, pulita. Mileno, poi un affanno la squadra dell'Aprilia. Speranza, mette dall'altra parte. Verde, ancora Speranza. Mileno, David dalla seconda linea, risponde Vacca, Giordano e il pallone va fuori, 13 pari, il Minturno c'è, il Minturno può anche cercare di vincerla. Battuta che sarà affidata a Iola Dacai. Battuta che sarà allora di Iola Dacai, due punti, le squadre sono in perfetta parità, 13 pari, eccezione di Speranza. Mileno, tocco morbido, Mancini non riesce ad arrivare, in avanti l'Aprilia, 14 Aprilia, 13 il Minturno, possibilità di set point e di match point allora, nella battuta che sarà affidata a Roberta Borelli. Borelli in battuta, pallone che cade nel campo di Minturno, poi Giordano libera la sua zona. Mileno, pallone alzato e va giù, termina qui 13-15, una partita entusiasmante, vince 2-3 la squadra della Giovolle Aprilia. Io devo ringraziare Tiziana Palombi che ha guidato le immagini di questa gara e applausi alle due squadre, linea al parquet.
Mister Federici, l'Aprilia porta a casa due punti, una gara che è stata bellissima quella delle due formazioni. Sì, due punti d'oro, perché merito alla squadra di casa che ha giocato una partita superlativa, ma noi lo sapevamo che la squadra è una squadra organizzata bene. Mister Ciufo è un ottimo allenatore, quindi lavora bene, quindi ha messo la squadra bene in campo, e è difficile venire a prendere punti secondo me a Minturno per qualsiasi squadra. Sono doppiamente contento per questo, ma soprattutto perché non stiamo attraversando un periodo di forma smagliante, abbiamo l'infermeria piena, ci alleniamo poco e quindi stringiamo i denti e andiamo avanti. Oggi tra l'altro il martello ricevitore Borelli, nella prima palla gli si è rotta la lente a contatto, giocava con una lente e non è riuscita a toglierla, quindi sono doppiamente contento proprio per queste, per tutte quante queste situazioni che sono successe. Il primo centrale fuori per uno strappo addominale, anche loro avevano comunque con la Cicco fuori, quindi diciamo alla fine uno per parte. Per adesso dobbiamo pensare a recuperare un pochino l'infermeria noi. La prossima arriva Cagliari, una delle formazioni dell'alta classifica come voi. No, noi non siamo di alta classifica, noi al momento sì, noi dobbiamo fare un campionato giusto, diciamo onesto, siamo a questo livello che avete visto oggi. Cagliari sicuramente è una squadra molto più forte dai nomi, anche dai centimetri. Ce la metteremo tutta per rendere la vita dura a Cagliari, che è la favorita secondo me del campionato, per vincere il campionato. Barbara Giordano, una bella partita, un Minturno di carattere. Sì, però ci dispiace per il risultato, meritavamo altro. È stato bello forse per quel terzo set un po' lasciato. Sì, troppi errori e quindi poi abbiamo incontrato una squadra che non era da sottovalutare, ma già lo sapevamo, e diciamo che nei momenti opportuni abbiamo ceduto noi, abbiamo fatto tutto da sole. È un Minturno formichina però, che prende un punto a partita, poi alla fine potranno tornare utili. Oddio, gli ultimi saranno i primi, quindi questi punti vanno bene per adesso. Prossima gara ci sarà il Volley Cave e bisogna cominciare a vincere. Punteggio pieno anche loro. Noi ce la metteremo tutta, come ogni partita. Vedremo. Mister Ciufo, contento per il punto preso o scontento per l'altro mancato? No, contento quasi per niente, perché le ragazze hanno giocato in modo alternato, cioè non bene. Soprattutto con dei picchi negativi che non ci possiamo permettere noi in casa dobbiamo vincere con chiunque, che sia la prima, la seconda. La mentalità nostra deve essere che in casa dobbiamo dettare legge noi. Questa cosa qui non ha funzionato, abbiamo avuto un pochino timore probabilmente all'inizio, siamo usciti un po' fuori dalla tattica provata in settimana, poi piano piano ci siamo insomma rimessi in carreggiata, e poi perdere una partita così 3-2 con due palle, subendo due palloni su cui noi lavoriamo un'infinità di ore, è un pochino lascia l'amaro in bocca. Un'Aprilia che ha sempre attaccato da sinistra, dimostrando quasi un balcone scoperto in quella che è la sua difesa. No, Aprilia è una squadra attrezzatissima, capace di fare attaccare da sinistra, da destra, capace di attaccare dove vuole. E ovviamente la tattica del mister era quella, insomma, di utilizzare il nostro muro un pochino più basso. E alla fine gli ha dato ragione. È mancata con la Cicco in questa gara, la rivedremo nella trasferta col Volley Cave, oppure per lei un po' più lungo il periodo di stop? No, credo che per Cave l'avremo a disposizione, se non al 100%, ma anche insomma al 60-70%. Certo che manca, noi abbiamo una rosa molto ristretta di giocatrici di livello, le altre sono ragazze molto giovani che dovranno fare molta esperienza nei campionati giovanili ancora.
Quindi avere una giocatrice in più, insomma, potrebbe dare respiro a chi gioca troppo tempo probabilmente in campo. Terzo risultato di 3-2, il Minturno comunque dimostra di essere una squadra che non molla mai. Ma ha perso tutto a 3. Sì, 3-2, ok, però insomma questo 3-2, a differenza degli altri, l'abbiamo giocato forse un pochino meglio nel finale, ma non può, cioè, abbiamo dato troppi punti di vantaggio in Aprilia, attrezzatissimo, e quindi anche se poi nel finale del set abbiamo tirato fuori un po' di grinta in più, non è bastata.